Grazie. Sì, allora, prima di tutto io credo che sul tema della partecipazione bisogna essere molto chiari. La partecipazione, se non è democratica, rischia di essere oggetto sulla base di come, della successione anche, no? Delle consiliature, di non avere, come dire, una sua continuità. E quindi il fatto di intervenire prima sullo statuto e poi sui regolamenti anche attuativi, in realtà conferisce una certezza maggiore sulla regolamentazione della partecipazione appunto democratica. Quindi, se si vuole, se si vorrà nel futuro, come dire, utilizzare sia come amministratori, ma anche la cittadinanza, utilizzare strumenti di partecipazione, è come dire, queste riforme ne danno certamente più ampia possibilità. E quindi pensiamo soltanto al bilancio partecipativo che non era previsto all'interno dello Statuto di Roma Capitale, è stato inserito. Abbiamo prima con una sperimentazione e poi con un regolamento attuato per la prima volta il regolamento del bilancio partecipativo anche digitale sulla città di Roma. È ovvio che è stata la prima, come dire, possibilità, ma ciò non esclude che nel futuro si possa certamente, un istituto che potrà essere migliorato, potrà essere evoluto, potrà essere modificato sicuramente, ma l'importante è iniziare a dotare e di dotarli e quantomeno di conferire a questi strumenti una loro stabilità e una loro permanenza. Allora, questo è dal mio punto di vista il dato politico importante, cioè quello di riuscire ad attribuire all'ordinamento di Roma Capitale una stabilità giuridica, anche di equilibrio tra i vari regolamenti, perché non ci dimentichiamo che quando si fanno questo tipo di interventi, il grande rischio è che da una parte magari abbiamo un regolamento che prevede una cosa, poi un altro, nel poi applicare e quindi garantire l'esercizio di questi diritti, perché sono i veri e propri diritti, ci sia, diciamo, un conflitto. Allora, l'operazione che si sta cercando di fare e queste delibere costituiscono gli atti conclusivi e finali di un lavoro che è iniziato in questa consiliatura e che si è anche evoluto e sviluppato dalla parte digitale, ovviamente in tutto quello che è le piattaforme che l'amministrazione mano a mano ha adottato, pensiamo soltanto anche all'adesione a SPID e tutti gli altri sistemi, alle applicazioni sulle petizioni online, come altri strumenti. Sulla Commissione Roma Capitale ci tengo a precisare che la Commissione oggi è all'interno dello Statuto. Proprio e grazie alla riforma che abbiamo fatto nel 2018, che insomma a mia prima firma, ma a firma anche degli altri colleghi e della maggioranza, e che è stata approvata dall'Assemblea Capitolina, proprio perché non era, come dire, riconosciuto quel valore e quell'importanza. E voglio anche dire che su questo fatto l'idea di dover conferire, diciamo, queste competenze importanti alla Commissione sono state, soprattutto per come la vedo io, anche inserite in un'ottica futura, perché è ovvio che questo tema anche delle riforme istituzionali, dei poteri, eccetera, non è un tema che si può immaginare assolutamente, immaginare che possa concludersi ed esaurirsi all'interno di una consiliatura. Anzi, questo è un tema che ci hanno insegnato le altre città e le altre capitali che si sono trasformate in città-stato. Ha impiegato dai 5 ai 10 anni per poter ridefinire il proprio assetto, e su questo voglio ricordare che la Commissione ha lavorato nei primi anche 2 anni di consiliatura, dove sono state anche poi in conclusione, dopo diverse molte audizioni, anche approvati degli ordini del giorno che sono poi confluiti nelle premesse e nelle motivazioni di anche degli atti parlamentari. Quindi, come ad esempio la mozione 48 del 2018, dove venivano richiamate i nostri atti di indirizzo 62 del 2018 e 49
del 2018. E quindi, tra l'altro, io credo che gli ordini del giorno, anche se erano stati approvati sul tema della riforma, vanno letti tutti nel combinato disposto, come ad esempio l'ordine del giorno 51 del 2019, dove si parlava anche del tavolo permanente nell'ambito appunto governativo. Quindi certamente qui c'è una questione di asse che sopravvive a questa consiliatura, e c'è una questione legata ovviamente anche all'attuazione di una serie di normative speciali che sono già state chieste, come dire, sollecitate al governo da questo punto di vista. Quindi con tutta una serie di atti che sono stati approvati. Quindi credo che in realtà comprendo che e poi ovvio che ci sono punti di vista diversi, però la politica agli atti che sono stati approvati, in realtà approvati anche su questo tema, e alcuni addirittura sono confluiti in atti parlamentari, e ci sono anche degli atti non ancora in discussione su questo tema anche depositati. Quindi, insomma, mi pare ci sia, come dire, un'interpretazione, ecco, mettiamola così, certamente diversa, però sicuramente leggerò e vedremo un attimo di che cosa si tratta. Grazie.